Coach, una sconfitta forse persino troppo pesante per la tua Milano, che oggi a San Marcellino contro la Fiorentina Basket non è riuscita ad imporre una delle vostre armi, la difesa. La Fiorentina è partita forte, gioco sporco, forse alcune chiamate arbitrali discutibili in una, da una parte e dall'altra, hanno un po' condizionato psicologicamente anche la partita, forse sono attenuanti. Cosa ne pensi? Ma io credo che la sconfitta, cioè la pesantezza della sconfitta, sia andata anche bene per quello che si è visto in campo. Io credo che se Firenze non cala leggermente, come è normale che sia, negli ultimi 15 minuti, la partita può tranquillamente finire con 30 punti di distanza, e credo che per quello che si è visto stasera non ci sia niente da dire. Dal punto di vista arbitrale, anche lì credo che non si possa commentare negativamente una partita dove hai tirato in trasferta 35 tiri liberi. È vero, magari c'era qualche contatto in più, 35 tiri liberi sono tanti. Io credo che la partita di oggi sia stata molto difficile, perché Firenze ha fatto forse una delle migliori partite che gli ho visto fare, perché non conto tra virgolette quella con Omenia, che aveva tante assenze. Noi oggi avevamo qualche assenza, ma non da giustificare questo. Oggi Firenze ha fatto una grande partita e noi non siamo stati mai realmente in grado di contrastarli, proprio a livello di ritmo, di energia. La difesa sporca, come l'hai definita tu, è giusta, ma devi saper in questi casi rimediare col fisico. Tanti cambi difensivi, noi non siamo realmente mai riusciti a punire i loro cambi difensivi, e in una partita dove forse bisognava provare a fare un passaggio in più, cercarci un pochettino in più di squadra, oggi abbiamo fatto fatica. Poi le percentuali al tiro non hanno aiutato, ma credo che veramente che il risultato sia lo specchio della partita, ecco. Cosa aspetta adesso l'Urania nel prossimo futuro? Allora, adesso abbiamo una partita sicuramente importante prima della sosta. Abbiamo Pavia in casa, che è una delle partite che abbiamo perso all'andata. Dobbiamo recuperare energie mentali, perché credo che una sconfitta del genere, più che energie fisiche, possa darti qualche problema mentale. Non dimenticarci quello che abbiamo fatto fino adesso e analizzare il perché c'è stata questa partita e che cosa possiamo fare per non far sì che ricapiti. Dobbiamo abituarci sicuramente a essere più intensi, perché le partite, più andremo avanti anche nei playoff, avranno questo tipo di intensità e noi dobbiamo sporcarci un po' di più le mani per reagire. Sarà tosta, perché comunque perdendo Negri è un giocatore equilibratore nel ruolo, e sicuramente un po' questo lo sentiamo, ma non è assolutamente un attenuante. Intendo dire, dobbiamo essere bravi a colmare questa assenza, come abbiamo fatto in tutti questi mesi, ne abbiamo sempre avuta a turno 1, dobbiamo essere bravi a colmarla, perché in campo ci vanno quelli che stanno bene. Quindi pensare al miglior piazzamento playoff possibile, cercando di adeguarci a quello che poi ci aspetterà nella post-season.